Radio Freccia. 11 e 14 minuti, saliamo in bicicletta, lo facciamo anche oggi all'interno delle Good Vibrations domenicali, ieri per parlare del Giro, oggi invece per parlare di Bici in Città, che è un'iniziativa che riguarda in realtà tantissimi comuni italiani, sono 46 da nord a sud, una pedalata, a differenza del Giro naturalmente, ma non c'è nessun nesso se non quello delle due ruote green, aperta a tutti su percorsi un po' variabili, si va dai 5 ai 20 chilometri, ogni città, tra poco ne diamo qualcuna, ha appunto il suo punto di ritrovo, di solito nel centro, stanno partendo proprio in questo istante, organizzata dalla WISP, e tra poco avremo intorno alle 11.25 circa il presidente nazionale Tiziano Pesce. Se lo cercate è scritto tutto attaccato, per cui laddove la I di bici e in è una coincidono. Sola, okay, coincidono, quindi bici in città, un'iniziativa interessante per coinvolgere tutti, tutta la famiglia, direi proprio chiunque. Di sì, non a caso WISP fa rima con l'acronimo di Unione Italiana Sport per Tutti, i ritrovi già questa mattina, probabilmente già in alcune città si sta pedalando, wisp.it per avere qualche dettaglio in più. C'è da dire che se vi siete persi questa domenica 7 maggio, che è la giornata centrale di bici in città, ci saranno anche altre domeniche, altre giornate che seguiranno tra maggio e giugno per pedalare. Ce ne parlerà tra poco Tiziano Pesce, che è presidente nazionale di WISP, per mettere al centro la mobilità sostenibile, per chiedere per tutti i ciclisti naturalmente più sicurezza per chi si muove in questo modo. 35esima edizione, quindi una iniziativa, quella di Bici in Città, molto molto consolidata, 46 comuni che aderiscono, sia capoluoghi di provincia che piccoli borghi. Per darvi un'idea dei primi, tra citare Aosta, Campobasso, La Spezia, Latina, Lecce, Matera, Messina, sono tanti, eh? Poi ripeto, su wisp.it potete andare a trovare magari le prossime se oggi non siete riusciti a partecipare. Ce l'abbiamo, 11.30, ben trovato all'interno di Radio Freccia Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Ciao Tiziano. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori e grazie del graditissimo invito. So che tante città stanno partendo proprio in questo momento per Bici in Città, di questo parliamo, tra queste ne citiamo qualcuna, dai. Sì, proprio così, come del resto avete anticipato anche nei minuti scorsi, domenica 7 maggio, quindi oggi è la data centrale della 35esima edizione di Bici in Città, complessivamente saranno 87 le città, le località del nostro splendido paese coinvolte, oggi 45 città, guarda, mentre stiamo andando in onda proprio in diretta, diciamo così, per una staffetta Aosta-Trento-Matera, queste sono le città, ecco, che stanno proprio, si stanno muovendo sui pedali in questi istanti. Tu e giù per l'Italia, grazie a Bici in Città, ancora Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, organizzatore della manifestazione in collegamento con noi. Il senso non è solamente, per quanto sia un argomento molto importante Tiziano, la sostenibilità e la mobilità dolce, c'è anche dell'altro, non so, dici? Assolutamente sì, intanto Lorenzo, Bici in Città è appunto la manifestazione senza dubbio più grande d'Italia dal punto di vista del ciclismo e del pedalare senza alcuna velleità competitiva, un appuntamento fisso di quella che per noi, per l'WISP, è la cosiddetta primavera dello sport per tutti, lo anticipavamo, ecco, in queste ore, ma poi lo diremo anche nelle prossime domeniche, nelle prossime settimane, saranno migliaia le persone di ogni età che pedaleranno con biciclette di ogni forma e misura in tantissime città, non solo città ma anche in tantissimi borghi. Sostenibilità, lo dicevi, diritto alla mobilità per chiedere ovviamente più spazio per le due ruote ma anche più sicurezza, quindi il tema, ecco, ancora una volta lanciare un appello ai decisori politici, alle amministrazioni pubbliche per creare, ecco, più sicurezza per i ciclisti. Purtroppo sappiamo che ogni giorno sulle nostre strade perdono la vita ciclisti e allora crediamo che sia proprio importante lanciare un vero e proprio appello di civiltà sul tema della sicurezza per chi decide di spostarsi sulle due ruote, non solo per praticare attività sportiva, ricreativa, ma anche proprio per muoversi all'interno dei nostri centri urbani, ad esempio per spostarsi da casa al lavoro, da casa a scuola. Ma per chi se l'è persa, salutiamo anche tutte le città che stanno partendo adesso, citavi Trento, Matera e non solo, ma per chi se l'è perso cosa fa per le prossime settimane? È semplicissimo, sul sito wisp.it, quindi il sito del WISP nazionale,
Nella testata si apre direttamente un banner da cui si accede al calendario appunto fittissimo. Vicincittà, come abbiamo detto, andrà avanti anche nelle prossime settimane. Sabato prossimo 13 maggio saremo a Roma, il giorno dopo, quindi domenica 14 maggio ad Alessandria, vada memoria, saremo a Civitavecchia, a Grosseto, a Ravenna. E come dicevamo, saremo anche appunto non solo in città, capoluogo di provincia, proprio domenica saremo nella splendida, per esempio, Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sì. Saremo in provincia di Potenza, d'Oppido Lucano, ancora nelle Marche, a Stella di Mon San Polo del Tronto, insomma ce n'è parecchi. Ma l'ultima domanda che volevo farti, Tiziano, pedali anche tu? Assolutamente nelle prossime settimane, così giustamente fai il presidente serio, corretto, che pedala anche tu, se no giustamente diamo l'esempio. Grazie ancora Tiziano Pesce, presidente nazionale Whisper, per essere stato con noi. Ciao Tiziano, grazie, buona domenica a voi. Grazie, ciao. Buona domenica a voi.